Continua a far discutere l'IMU e la sua trasformazione in service tax. La nostra Ilaria Tettamante ha sentito su questo argomento svariati esponenti della Lega Nord. Sentiamoli. Roberto Nelli, consigliere della Lega Nord della Regione Lombardia attualmente, ma ex sindaco proprio di Alzano Lombardo, dove si sta svolgendo la Bergenfest. In questi giorni il Consiglio dei Ministri ha approvato l'abolizione dell'IMU, che sarà sostituita dalla service tax. Letta ha detto che questa service tax verrà a costare meno rispetto alla somma tra l'IMU e la TARES. Lei è d'accordo? Beh, sono d'accordo. Io non ho ancora visto con precisione come sarà questa service tax. Io faccio solo un esempio, che se 100 era l'imposizione fino ad oggi, se domani sarà 100 vuol dire che non abbiamo migliorato. Se sarà 80 abbiamo migliorato, la mia preoccupazione è che diventerà 120. Perché ad oggi io non ho visto dei tagli sostanziali per quanto riguarda appunto a livello statale che possano in qualche modo poter riversare questi soldi ai comuni come era l'IMU di prima. Per cui ben venga, per l'amor di Dio, c'è una questione federalista, però attenzione, non facciano fare ai sindaci per l'ennesima volta i gabellieri dello Stato, perché questo non funziona. Quindi se fosse sindaco il suo giudizio sarebbe sospeso? Assolutamente sì, anche perché mi sembra che ad oggi nessuno abbia capito bene da dove arrivino questi fondi, un'anticipazione dell'IVA per quanto riguarda il discorso che mettono a disposizione 10 miliardi alle imprese e quindi questi dovrebbero versare queste IVA. Però signore, 10 miliardi sono oggi perché abbiamo i debiti, dobbiamo sperare che, come la legge o meglio come i regolamenti europei dicono, dobbiamo pagare a 90 giorni. Questi soldi poi alle imprese non ci siano più e prima o poi questi soldi li dovremo trovare in qualche parte, che per quanto riguarda i sindaci ovviamente sono in grado di gestire tranquillamente i loro comuni. Se rimanessero i soldi nelle proprie tasche, i soldi dei loro cittadini, e non dovessero andare a Roma una marea di quattrini che ci impediscono di fare i lavori minimali ma importanti per la cittadinanza. Stefano Locatelli, sindaco di Chiuduno, cosa ne pensa di questa nuova service tax? Secondo lei per i sindaci ci sarà un guadagno oppure no? Beh, io dico da sindaco che non è possibile innanzitutto ogni anno inventarsi una tassa nuova e toglierne una vecchia per creare ancora più caos tra i contribuenti che nel frattempo continuano invece a sborsare denaro. Quest'anno sicuramente con la service tax e quindi l'abolizione sembrerebbe dell'IMU sulla prima casa ci sarà una tregua per i proprietari di immobili, quindi per quelli che hanno la prima casa, quindi hanno di proprietà la prima casa, ma dall'anno prossimo è tutto un punto di domanda, nel senso che anche noi come comuni non sappiamo come comportarci. Dicono che da ottobre inizieranno a ragionare sul cosa sarà, sul cosa conterrà questa service tax. Inizieranno a togliere la TARES, che è stata introdotta per la prima volta quest'anno, con i 30 centesimi che ricordiamo da una circolare del Ministero delle Finanze, andranno a finire soprattutto a Sicilia e Sardegna, quindi ancora una volta andranno a danno dei nostri contribuenti, a favore ancora una volta dei soliti che non pagano mai. Quindi service tax che non si sa cos'è, non si sa chi dovrà pagarla, non si sa a quanto ammonterà, ma è sicuro che sarà un aumento, ennesimo aumento, delle tasse nei confronti di chi dichiara sempre tutto, nei confronti di chi paga sempre. Silvana Saita, oggi consigliere regionale della Lega Nord, ma ex sindaco proprio di un comune qui della Bergamasca di Seriate. Anche lei, quindi chiedo un parere su questa service tax. Allora, loro continuano a cambiare nome, comunque sono sempre delle grandi beffe per le famiglie. Intanto perché ora tolgono la prima rata dell'IMU, ma aumenteranno l'IVA, a quanto pare certo. Secondo, inventano questa tassa che poi è composta da due parti, lasciando il cerino acceso in mano ai sindaci, e loro o tolgono servizi o sono costretti ad aumentare le tasse. Secondo lei quale sarebbe stata la soluzione migliore? La soluzione migliore sarebbe stata, primo ancora, insisto, incidere sulle spese superflue, su tutti i maxi stipendi di dipendenti, dei dirigenti, di tutte queste società satellite che sono inutili e sono veramente quello un peso economico. Non ho visto una vera intenzione a, come dire, chiudere tutte quelle che sono costi non utili e anche a razionalizzare la spesa del governo. Gli unici che hanno razionalizzato la spesa sono state le amministrazioni comunali.